Questo programma è offerto da Maldarizi Automotive. Madò, che vuole Silvia? Che già c'ho un mal di testa clamoroso. Uè, Silvia carissima, dimmi. Ciao Giovanni, dobbiamo anticipare la registrazione venerdì. A che ora la dobbiamo fare? Alle 8, Giovanni. No, no, alle 8, io la sera c'ho un compleanno, finirò tardissimo. E quindi? E quindi no, facciamola più tardi, alle 10. Scusa, fammi capire, tu devi fare il WhatsApp ban e io mi devo preoccupare. Io non devo fare nessun WhatsApp, al massimo un po' di karaoke. Tu vuoi fare l'americano, che è il mio cavallo di battaglia, quello, ma sto WhatsApp no. Giovanni, ma ci fai o ci sei? Io ho detto WhatsApp ban, mica ho detto che devi suonare. E Silvia, io non so cantare. Che cos'è sto WhatsApp banda, cos'è? Non so. Senti, di Martin dei poveri, venerdì alle 8 si registra, ok? Sì, ok, grazie per la comprensione, va bene. Ah, Giovanni, aspetta prima di chiudere. Per il mal di testa, prenditi qualcosa, sai? Scusa, come facevi a sapere che ho mal di testa? Giovanni, quasi mi dimenticavo. Ma tu, sei di Bari? Ma dov'è? Dov'è? Mi chiamo Giovanni, sono nato a Bari, ma la mia famiglia non è pugliese. Sono cresciuto a cavallo tra le tradizioni della Puglia e della Sicilia, la mia terra di origine. Dovrei essere cintura nera del folklore barese, visto che sono nato, cresciuto e vissuto qui. Invece no, non ci capisco nulla, e i baresi lo hanno capito, e mi guardano con sospetto e mi fanno sempre la stessa benedetta domanda. Oh, ma tu sei di Bari? What's a ban? Vi starete chiedendo come fa a non saperlo? Non lo so, ma io resto umile. Andiamolo a chiedere all'esperto. Venite con me. Eccoci qui col nostro esperto. Ormai lo conoscete, Davide Cedia. Buongiorno Davide, ciao, grazie per l'invito. Grazie a voi. Cantautore, attore, appassionato di cultura barese. E spero tu mi sappia aiutare. What's a ban? Non so se l'ho pronunciato in maniera corretta. Me lo What's a ban? What's a ban? Che cos'è? Perché non ho la più pallida idea. Allora, questa è una parola che ha diversi riscontri, in quanto la sua etimologia è abbastanza incerta. Quindi ci sono diverse correnti di pensiero. Quindi il fatto che io non sappia cosa vuol dire non mi rende così... Sei scusato. Così. Ok, grazie. Sei di Bari. Allora, in realtà per alcuni è una derivazione della parola jazz band, ok? Jazz band. In un inglesismo che è diventato, però... E diciamo una cosa quindi quasi... jazz band letto in maniera sbagliata, però è leggendaria come cosa, quindi è nel campo dell'immaginazione, non ci sono prove che verificano questa cosa. Una bella interpretazione, però non sicuramente sappiamo... all'interno c'è la parola ban, quindi la banda, il banditore, l'immagine del banditore, quindi può essere un qualcosa che è portato allo scoperto, una notizia alla portata di tutti, con una sorta di frastuono, una notizia che per fa dare rumore, enfasi alla notizia che fa rumore, perché infatti in altri dialetti what's ban è anche il tamburello, la batteria, quindi è tutto legato alla rumorosità della cosa. Diciamo che non ci sono prove concrete sulla sua etimologia certa, diamo diverse interpretazioni. È da sottolineare anche che la prima parte della parola, us, potrebbe anche derivare da yaz. Uyaz in dialetto barese è l'ovile, il gregge, ma è anche lo spazio aperto, una sorta di piazza primitiva, dove magari si poteva portare qualche cosa allo scoperto. Una sorta di quadra la chiazza 2.0. Ok, allora puntata su quadra la chiazza a questo punto. Diamo uno spunto, magari qualcuno ci può anche aiutare a dare cos'è la certezza. Il quadra? Va bene, io non lo so, però a questo punto approfondiremo. E va bene, allora io adesso andrò nella piazza a chiedere a cercare un WhatsApp per capire se i baresi sanno o meno che cos'è. Io ti ringrazio, voi venite con me, andiamo. WhatsApp ban. WhatsApp ban. WhatsApp ban. WhatsApp ban. Io champagne. WhatsApp ban. Lo sa che cos'è WhatsApp ban? Non lo sa, sì, sono fatto le scolpatezze, non sono fatto le chiedetocce. La parlata barbicano, WhatsApp ban. WhatsApp ban, l'orchestra. L'orchestra. Della sposa. WhatsApp ban, si c'è mito WhatsApp ban quando si ballava, no? Sei WhatsApp ban, sei la musica, tu l'hai fatto? Tu l'hai fatto? Con gli amici, sì. WhatsApp ban. Cos'è? WhatsApp ban, l'orchestra. L'orchestra. Quello sta nella... Band e sono WhatsApp band. Il cioè il suonatore di tamburo sì, e WhatsApp sì, band. Sì, WhatsApp band. Chiede a me, lo chiede a lui. WhatsApp band, io l'orchestra, il... Guardate a ballare, e cicchezza, che cicchezza! WhatsApp band, da sada! Cos'è?
Ecco, che cos'è? E tenevo gli amici che suonavano. E io un tenevo WhatsApp. Tempi dei comunisti. Dei comunisti, faccio un WhatsApp in mezzo alla strada vecchia, bari vecchi. Ah, ma quindi è proprio uno strumento? Sì, uno strumento. Il batterista. Ah, il tamburo. Il tamburo. WhatsApp. Quando noi mettiamo la musica in allegria. Ma perciò tu hai un band, ma si vuole festeggiare. Etichetta! Noi diciamo una banda di Cacun, ma perciò tu hai un band di ballet. Questo programma è stato presentato da Maldarizi Automotive.